due persone di Golfaranci aspettano questa assunzione e non riescono e non riescono praticamente a trovare impiego. Io mi auguro che questo a giorni sia sbloccato, perché non è possibile. Il commissario deve prendersi la responsabilità e farlo partire. Detto questo, volevo dire che io sono il responsabile dell'igiene pubblica a Golfaranci, dell'igiene urbana. E io penso che tutti i discorsi del turismo, se non si mette a posto il problema dell'igiene pubblica, non si possono fare. Quindi il mio impegno sarà da subito, come lo era già precedentemente, e sarà per apportare delle modifiche al progetto in questione. Per esempio con la raccolta porta a porta, cioè far sparire tutti i cassonetti dalle strade e fare un servizio a domicilio. Per fare questo comunque ci vuole uno studio, perché non si può fare da un giorno all'altro. Io ho sentito parlare di raccolta porta a porta spinta, sì, però bisogna mettere mano alle tasche dei cittadini. Per fare questo prima si fa uno studio e poi comunque si può anche realizzare a breve. Il porta a porta comunque è già in essere presso i commercianti. I commercianti, da subito, bisognerebbe fare dei giri di raccolta ulteriori, perché non è possibile che tengano la carta, la plastica, per tutta la settimana. È un problema, io lo vedo occupandomi di questa cosa qui. Quindi questo è un impegno che all'indomani, dalla nostra, se Dio vuole, elezione, bisognerà affrontare. Quindi mi riallaccio un attimino alle polemiche che ho sentito in questi mesi sui posti di lavoro. Io sono uno di quelli che si impegna molto per assumere le persone e tutti a Golfaranci lo sanno, ma nessuno mai si è permesso di chiedere il voto in cambio del posto di lavoro, assolutamente. Io credo che rientri, l'avevo già detto 2 anni e mezzo fa, io credo che rientri nei doveri di un amministratore o di chi è impegnato politicamente dare posti di lavoro per dare serenità alle famiglie e a tutti, insomma. Un'altra precisazione sulla palestra, visto che sono l'assessore allo sport uscente. Il compito politico è finito, la palestra è un progetto definitivo. Per chi non conosce il percorso e la procedura amministrativa, il politico ha finito, adesso è una procedura amministrativa, cioè bisogna mandarla in appalto. Siamo al progetto esecutivo, ma so che è già pronto e l'hanno già consegnato lì in comune, perciò ecco perché la spiegazione: nei primi 7 mesi lo appalteremo. Quindi è inutile che si dica faremo il possibile per fare degli sport, ecco, bisogna già pensare agli sport da fare e non altre cose. Non vi dilungo, lascio la parola agli altri. Mi conoscete tutti, io sono uno molto disponibile. C'è mia moglie che dice sempre: tu sei più per gli altri e poco per te stesso. Io sono contento così. Voi mi conoscete e sapete che è veramente così. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, sono Sebastiano Meloni, l'ultimo per fortuna vostra a parlare di questa bella serata, l'ultimo dei candidati. Ci abbiamo il meglio che sono, l'abbiamo tenuto proprio per ultimo, che così vi scalda i curi del tutto correttamente, insomma, il nostro candidato a sindaco. Comunque abbiamo ascoltato 11 miei colleghi che siamo pronti ad amministrare questo paese con proposte, numeri, date, tempistica, esperienza. Io l'ho fatta l'esperienza in altre circostanze, con altri soggetti, e per questo, insomma, sono stato anche additato con termini poco corretti nei miei confronti, perché alla fine quello che ci interessa a noi come comunità golfarancina è che noi riusciamo a dare dei servizi e delle soluzioni a certi problemi che abbiamo adesso enunciato in maniera concreta, dinamica, possibilmente nel minor tempo possibile, considerando che la macchina burocratica
è sempre macchinosa, ma non quella del comune, in senso generale, tra gli enti, lo sappiamo tutti perché ci scontriamo ogni giorno con questo muro di gomma. Comunque la nostra disponibilità è totale affinché miglioriamo la nostra qualità della vita, il nostro tenore. Noi abbiamo basato il nostro programma su 3-4 punti fondanti. L'aspetto con l'autorità portuale e con tutto quello che determina il traffico delle merci e dei passeggeri. Le merci purtroppo sono belle che andate, teniamoci i passeggeri. Nel nostro programma troverete la volontà di interloquire con il maggior numero di armatori. Abbiamo la voglia di interloquire e far partecipare con gli altri enti che hanno delle competenze qui a livello locale, provincia, regione, demanio, con tutti coloro i quali noi, con tutti questi soggetti, noi intratterremo dei rapporti di lavoro per meglio affrontare tutti i problemi che abbiamo adesso elencato. La speranza è una sola, che vista la grande partecipazione, la simpatia, il calore con il quale ci avete seguito in questa lunga, devo dire, campagna elettorale, capisco bene che per certi versi anche estenuante, siamo arrivati quasi all'ultimo chilometro, dateci una mano, incoraggiateci, stateci vicino. State vicini a noi perché poi noi saremo vicini a voi. Grazie. Adesso il meglio della serata. Buonasera a tutti. Quella da due. Mi presento? No. L'unica cosa che mi dispiace è che in questa campagna elettorale si sono permessi di criticare anche il sorriso. E questo mi dispiace. Però voi lo sapete, io vi sorridevo prima, vi sorriderò dopo l'8 giugno, anzi anche di più, vi sorrido adesso. E non ho bisogno di sforzarmi per farlo in campagna elettorale. Cosa che fa qualcun altro. Sono molto contento per il gruppo che si è venuto a creare. Questo gruppo è nato veramente sui programmi, sulle idee. Ma ancora di più sono contento, non soltanto della lista, ma del gruppo che si è affiancato a noi in questi 5 mesi. Un gruppo dal quale è scaturito questo programma. È la prima volta che questo programma è vostro. Molti di voi conoscono alcune parti fondamentali del programma perché sono nate da idee che voi ci avete dato. Voi in questi mesi, negli incontri settimanali, ci avete fatto delle proposte, noi le abbiamo prese, le abbiamo sviluppate e abbiamo lavorato su queste. Quindi questo programma è un programma che nasce soprattutto da voi. E di questo sono molto contento. Le caratteristiche, le capacità di questo gruppo sono intrinseche in ognuno di loro. Ognuno di loro si è descritto e molti di voi, anzi quasi tutti, conoscono personalmente queste persone e conoscono le loro capacità e le loro qualità. Nel nostro programma ci saranno punti fondamentali. Adesso non si può, anche perché è passata un'ora, più di un'ora, quindi non si può spiegare tutto il programma. Io mi auguro che voi lo leggerete perché è un programma secondo me scorrevole ed è il miglior programma che secondo me è stato fatto da quando io faccio campagna elettorale, e grazie a Dio qualcuno l'ha fatta nonostante sono giovane. Però ci tengo a mettere due o tre punti di questo programma. Prima di tutto, la grande sfida è quella con i ragazzi. Io ho parlato con alcuni di loro, alcuni di questi sono qui. La grande sfida è far diventare i giovani di Golfaranci i futuri imprenditori di questo paese e farli diventare i protagonisti del territorio. Questa è la grande sfida che noi ci siamo messi in questo programma. Guardate, per Golfaranci è una campagna elettorale diversa, è una campagna elettorale che può veramente voler dire la svolta per questo paese.
è una campagna elettorale dove non si deve più soltanto votare un simbolo, non si deve votare soltanto un gruppo, ma noi il 6 e il 7 di giugno dobbiamo votare qualcosa di più profondo. Noi il 6 e il 7 di giugno dobbiamo andare a seminare un'idea che per troppo tempo è stata lontana dalla nostra mente e dal nostro cuore, che è l'idea di diventare protagonisti del nostro territorio,